Buona mattinata amici di Lecco FM, il Giro d'Italia Under 23 si farà e passerà da Lecco. Quest'oggi siamo in compagnia di Marco Selleri, il direttore generale del Giro d'Italia dei Giovani, e l'assessore allo sport Roberto Nigriello. Direttore generale, una tappa che insomma passerà per le vie di Lecco, una tappa impegnativa. Ci parli un po' appunto di questa che sarà per l'appunto la penultima tappa del Giro. Faccio una premessa a questo punto perché transiteremo per ben due volte da Lecco, perché anche il giorno prima, la tappa numero 6, la Colico-Colico, Colico. transiterà dal lungolago di Lecco, quindi Si farà tutto il giro del lago, esattamente, quindi giustamente. avremo occasione di far vedere la carovana al pubblico anche il giorno prima. La tappa invece che partirà da Lecco, ci saranno sicuramente occasioni per vedere i ragazzi, per vedere le maglie, per soffermarci a Lecco almeno 3 ore prima della partenza, quindi generare anche delle attività, come posso dire, per i ragazzini, fare delle gincane, qualcosa ci inventeremo, l'abbiamo sempre fatto, figuriamoci, non faremo Lecco. Oltretutto siamo nella parte finale del giro, la tappa sarà una tappa molto molto difficile perché comunque appena partiti da Lecco, anche se sarà un tratto di trasferimento di 7 km, la strada inizierà a salire. Dopodiché si entrerà in Valsassina, un territorio suggestivo molto bello, non ci sarà un metro di pianura, di conseguenza ecco la motivazione perché la tappa diventa difficile da subito. Scenderemo verso Colico, in Valtellina, poi l'abbandoneremo dopo pochi chilometri per entrare in Valchiavenna, dove inizierà a fare sul serio la strada perché si inizierà a salire verso l'arrivo di tappa al Monte Stupido. Quindi un percorso impegnativo, però un'idea, insomma, una volontà, quella di far passare il Giro d'Italia anche da qui, che vuole essere anche un segnale di ripartenza rivolto specialmente ai giovani, assessore. Sì, ai giovani e a tutti gli sportivi, perché come tutti anche gli sportivi hanno dovuto subire uno stop forzato, non è stato un periodo semplice e quindi credo che questo sia anche un segno di un ritorno alla normalità, no, lentamente, e quindi credo che sia doveroso ed essenziale anche per la nostra città aver riconfermato la disponibilità massima a ospitare il giro qui a Lecco. E poi insomma è anche un volano per il turismo e per quel turismo che secondo me sul quale bisogna puntare, quello sportivo, per cui poi con la bicicletta si può anche avere la possibilità e la fortuna di vedere pedalando tanti, tanti degli scorci della nostra città e del nostro paese. Bene, noi ringraziamo, vi ringraziamo e insomma auguriamo buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.